parlare forte. Ludovico. Alice. Disney. Tommaso. Se uno non sa che cosa fare, non sa decidersi,
canticchia, canta un po', e gli passa e dopo gli vengono in mente le idee. Cioè, calzare la tecnica, nessuno ha visto che era tecnica, però questo qui è il gesto del fenicottero. Poi uno può fare il gesto dell'orso, o può fare uno scimpanzé. Sono tutti gesti che praticamente riequilibrano il corpo e la mente. Per imparare a respirare, mettete la mano sotto l'ombelico questa volta, giusto? E facendo, si comprime tutta una sfera di muscoli della pancia, che è il punto più potente e forte del corpo. Questo qui, i muscoli sono quelli che bisogna espandere per fare la respirazione, quella abbondante. E uno impara a fare questa respirazione, può stare sott'acqua molto più a lungo, può fare un canto molto più lungo senza prendere il respiro, per esempio. Però uno deve svuotare il sacco prima di prendere il respiro, perché i polmoni sono come un sacco che si riempie di aria, no? E allora, piegandosi, uno comprime il diaframma e butta fuori anche dei residui di aria vecchia, piena di cozze, di pesciolini e di altre cose. Poi prende un grosso respiro buttando fuori la pancia e allargando i polmoni. Facendo questa cosa si ossigena il sangue, si satura di ossigeno, per cui uno può rimanere per tenere il fiato molto più lungo del normale. Allora, adesso dividiamoci in tre parti. Allora, una parte voi, la parte voi, l'altra voi, e gli altri voi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, un po' di più. Adesso voi fate a belle femmine, paradisca i drop di psico.